Ciao a tutti, bentornati qui su Late Movies, finalmente dopo un po' di tempo che non c'ero più, ho fatto solo live ultimamente perché sono un pochino impegnato col lavoro, lavoro che tra l'altro mi ha fruttato la bellissima sedia come ci hanno i veri pro gamer, anche se non sono un gamer, o meglio sì sono un gamer ma non su YouTube, no perché la capa, la Sabrina mi ha regalato la sedia perché mi ha visto che ero veramente messo male a lavorare con una sedia tutta sgangherata, quindi mi ha fatto dono di questa meravigliosa sedia molto comoda, tra l'altro finalmente con le rotelle, vedete, posso andare anche in giro per la stanza e niente, ho visto Ready Player One e a me è piaciuto molto, quindi non vi lascio in sospeso, vi dico subito che a me il film è piaciuto. Ho sentito tante critiche, alcune anche fondate, nel senso che è vero che ha dei difetti effettivamente, però dietro va anche Spielberg, che è uno dei maggiori, se non il maggiore, artigiani di Hollywood. E dico artigiani non autori, perché raramente Spielberg dirige su storie scritte da lui. È però un grandissimo artigiano, cioè non si può dire a Spielberg che non sappia girare qualcosa, anzi, cioè, abbiamo in mente roba come Schindler's List o anche sequenze di Jurassic Park rimaste nella storia del cinema, o anche l'inizio di Salvate il soldato Ryan, una cosa proprio mostruosa, no? E dicevo, ho sentito molte critiche, queste critiche sembra sempre aver spaccato in due il pubblico, come ormai succede da molto tempo a questa parte, e secondo me succede perché molti pensano, secondo me molto a torto, che le opinioni valgano qualcosa semplicemente perché sono opinioni. Io non sono d'accordo con questo assunto e ve lo dimostro, cioè vi dimostro il motivo. Se io dico che non mi piacciono gli elefanti è un'opinione, ok. Poi però io sono tenuto a legittimarla questa opinione, cioè a spiegare perché non mi piacciono gli elefanti. Ora, se io dico che gli elefanti non mi piacciono perché hanno la proboscide, io legittimo la mia opinione facendo notare che so che cos'è un elefante, perché so che ha una proboscide e mi fa schifo la proboscide, no? Se però io dico che l'elefante mi fa schifo perché c'ha le ruote, non legittimo più la mia opinione, anzi la delegittimo, dimostrando che io non so neanche che cos'è un elefante. Quindi capite, non è vero che tutte le opinioni hanno un valore semplicemente perché sono opinioni. Dipende da come le legittimi queste opinioni, cioè dal motivo per cui dici a me non piace questa determinata cosa. Ora, partendo dai difetti di Ready Player One, che ci sono e sono oggettivi, sono la storia banale, stereotipata e piena di cliché. È vero, perché è una classica fiabella, che con il classico lieto fine, è proprio, diciamo che è proprio stracolma di cliché fino proprio al finale, no? Dove il bene vince, cioè vincono i buoni e bla bla bla. Niente che non si sia già visto, quindi molto 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 stereotipato. Però giustamente la Cinzia, poi approfondirò anche con la Cinzia che adesso è fuori e quindi poi farò magari una live d'approfondimento con lei, ha detto una cosa giusta. Per chi mi segue da tanto tempo sa che la Cinzia è sceneggiatrice anche degli spettacoli che lei stessa porta in scena, e lei mi ha fatto notare una cosa giusta, cioè che sia al cinema che anche a teatro il prodotto lo devi anche vivere e sentire con i sensi. Quindi come lo metti in scena conta tanto quanto la storia. E qui siamo davanti a un prodotto che è messo in scena in una maniera strepitosa, con una maestria allucinante, come appunto Spielberg, da grandissimo artigiano di Hollywood, sa fare. E su questo non gli si può assolutamente dire nulla al film, ed è un valore molto alto. E per quanto invece riguarda la storia banale e stereotipata, è vero che è banale e stereotipata, ma è anche vero che la bontà della storia non è da vedere nella sua semplicità o nella sua complessità, perché se no Star Wars, nella vecchia trilogia, sarebbe una storiaccia oggi come oggi, perché fondamentalmente è banale, è proprio banale e stereotipata, e sarebbe invecchiata malissimo. Invece quello che fa invecchiare bene Star Wars è proprio che la storia è semplice, è usufruibile da tutti ed è piazzabile in qualunque contesto. Cioè se sposti Star Wars nel western funziona uguale la storia, perché proprio perché è semplice. Semplice non vuol dire brutta, stereotipata non vuol dire brutta. Quindi è vero che la storia di Ready Player One è semplice, stereotipata e piena di cliché, ma non è brutta,
anzi è una bellissima fiaba. E il film, se lo prendi già in principio, ti aspetti, lo prendi per quello che è, cioè ti aspetti niente di più che una fiaba, non rimani deluso. Io non sono rimasto deluso perché sapevo che cosa andavo, a che cosa mi sarei trovato davanti. E è ovviamente colmo di citazioni, infatti una delle critiche che gli muovono è che è un film che solo chi ha visto gli anni 80 o comunque nostalgico degli anni 80 può apprezzare. Secondo me non è vero. Non è vero perché, ripeto, la storia è semplice. Le citazioni sono per la maggior parte di culto, non sono proprio di nicchia a parte alcune. Sono della cultura pop, della cultura popolare, quindi conosciute anche da persone che non hanno vissuto gli anni 80, cioè tutti più o meno sanno cos'è un Gundam, non hai bisogno di aver vissuto negli anni 80 per sapere che cos'era un Gundam. E quindi, essendo comunque pescate dalla cultura pop, sono perlomeno percepibili da tutti. Poi è chiaro che tutti non possono cogliere tutte le citazioni, perché ad esempio quanti si sono accorti che sulla cuffia del protagonista c'è il simbolo di Ralph Supermax Hero? Ralph Supermax Hero è un telefilm che andava negli anni 80, che non hanno più fatto se non su qualche TV privata, e quindi magari è un personaggio che non tutti possono conoscere. La Cinzia perlomeno per esempio non lo conosce, quindi però anche quello è un semi-pop, nel senso che comunque molti, sentendo anni 80, è un nome che hanno sentito, magari non riconoscono il simbolo, però ad esempio è un ce l'ha sulla maglietta Sheldon Cooper. Quindi magari lo poteva riconoscere da quello, del tipo, non so che è di Ralph Supermax Hero, però mi sembra averlo visto sulla maglietta di Sheldon Cooper. Diciamo che sono cose comunque non così tanto di nicchia da poter dire che uno non può non notarle lo stesso. Quindi secondo me quella era una critica un po' campata per aria, ecco. E la citazione, non voglio fare spoiler, ma la citazione, per chi ha visto il film sa a che cosa mi riferisco. Secondo me eleva il film veramente a, non voglio dire capolavoro, perché ripeto, avendo comunque una storia semplice non può essere un capolavoro, però vale il prezzo del biglietto per come è messo in scena, perché è stato tutta l'ambientazione, cioè come hanno poi inglobato il film in quel contesto è stato veramente strepitoso. Cioè, io mi sono commosso veramente, cioè ha fatto un lavoro veramente veramente strepitoso, e per me quella scena vale il prezzo del biglietto, veramente. E ho discusso tra l'altro su un forum dove appunto molti criticavano il film perché alcuni dicevano: ok, mi hai messo quella scena, però non ci vuole niente a prendere una scena di peso e metterla nel film. E no, il punto è come la metti, come la ricrei. Io adesso non ho letto il libro, ma anche se nel libro c'è quella scena, cioè c'è quel pezzo fatto così, un conto è metterlo per iscritto. E quello è semplice, lo prendi, lo scrivi. Un conto è ricrearlo uguale, cioè tu prendi un pezzo di cinema, di storia del cinema, e lo porti di peso dentro un altro film, così com'è, ricreato alla perfezione, ricontestualizzandolo nel film che stai girando. È una cosa veramente difficile da fare, intanto, cioè proprio a livello tecnico, e poi non a livello tecnico pratico, a livello tecnico concettuale. Perché tu devi far incastrare determinate cose in una certa maniera che non risulti poi una baracconata. E per me è una cosa veramente strepitosa che mi ha lasciato a bocca aperta, e secondo me solo quel pezzo vale il prezzo del biglietto. Tanto prezzo del biglietto che non ho pagato, perché noi andiamo al cinema con molto di rado, tra l'altro, e andiamo al cinema con i punti S lunga. Infatti vado in cinema abbastanza un po' così, perché però vabbè, ripeto, non avendolo pagato me lo godo lo stesso, per carità. E quindi a me il film è piaciuto tanto. Non voglio fare spoiler, e quindi diciamo che pare che non è che c'è molto da spoilerare, a parte appunto il dirvi della scena lì, però non l'ho detto, ho detto semplicemente che c'è una scena presa di peso da un altro film che è ricontestualizzata molto bene, che vale il prezzo del biglietto, quindi penso e spero che non siano spoiler. E il film mi è piaciuto molto. Forse una critica a parte la storia che posso fargli, cioè la storia banale ovviamente che posso fargli, è il fatto che i personaggi, non, soprattutto il protagonista, a me personalmente non ha lasciato granché, non bucava lo schermo come mi sarei aspettato. Bucca lo schermo più la sua versione virtuale che quella reale.
E questa cosa qui mi ha lasciato un po' così. Poi quella però poi magari può essere una cosa personale. Non è detto che magari ad altri il personaggio sia piaciuto, cioè che l'abbia visto proprio così. Tra l'altro ho trovato nel film doppiatore Merluzzo, un mio amico, gli ho scritto tra l'altro, gli ho detto "Ehi ciccione con la barba", perché è quello con la barba lì nella sede dell'IOI e è doppiato da lui. E quindi niente, a me è piaciuto. Farò poi un approfondimento con la Cinzia sul film, quindi non relegherò il parlare di questo film a questo solo video. E niente, per questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Adesso voglio vedere Annihilation che non l'ho ancora visto, cioè su Netflix e quindi lo guarderò. E adesso vediamo se guardarlo con la Cinzia o no. E comunque niente, per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vi saluto io, vi saluta la mia nuova sedia, vi saluta il mio Chuck. Devo ancora girare qualcosa, dovrei girare qualcos'altro. Qualcuno di voi scrive sceneggiature, scrivetemi una sceneggiatura che la giriamo. Poi me la mandate. E niente, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!